Il testo siriano a destra dell'affresco di San Macario il Grande narra l'annuncio della morte di San Macario da Tikrit in Iraq, priore del monastero. Traduzione del testo. Ha lasciato questo mondo insignificante, sofferente, pieno di tristezza per un luogo pieno di gioia, benedizioni e prosperità. Il defunto, San Macario l'Iracheno, meritevole di un buon ricordo, il padre puro di questo monastero, andò verso il suo Dio, Dio di tutti gli spiriti e di tutti i corpi, nel giorno della Pentecoste, il decimo giorno del mese di Iar, maggio del 1200 secondo i greci, che equivale all'889 del calendario gregoriano. San Macario lasciò questo mondo sopportando le sofferenze ed il peso del monachesimo nella speranza delle promesse di Dio che disse: «Portate il mio fardello sulle vostre spalle ed io vi darò sollievo». Dio lo possa ricompensare 100 volte di più per le sue sofferenze, gli perdoni i suoi peccati e le sue inadempienze, lo consideri meritevole di raggiungere il luogo del suo riposo senza paura e lo faccia accogliere dalle braccia di Adamo e gli dia riposo e i benefici delle benedizioni. Che Dio gli doni riposo e gioia nell'altare di luce, lo consideri meritevole di stare tra i santi e gli eletti e gli permetta di stare con San Macario il Grande e Sant'Antonio. Che gli dia la gioia nei luoghi felici con tutti questi eremiti. Che Dio gli conceda la magnifica risurrezione nel giorno del giudizio universale, quando albeggerà la luce della sua divinità. Egli sarà in armonia con la gioia e l'immensa fiducia grazie alle preghiere e alle intercessioni della Madre di Dio, la Vergine Maria, San Macario il Grande e tutti i santi. Amen. Grazie a tutti coloro che faranno questa preghiera per il suo spirito. Che Dio gli doni la corona della vita nella sua pietà e per il suo figlio spirituale, Padre Giovanni, che rimase con lui per 40 anni e dopo la sua morte diventò archimandrita del monastero. Accanto all'icona di San Macario c'è un testo copto sotto quello siriano che ricorda anche la notizia della morte di San Macario di Tikrit, l'iracheno, che era responsabile del monastero. Ecco la traduzione del testo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, uguali tra loro nell'unica divinità. Egli si riposò in Dio benedetto, secondo la traduzione del suo nome, padre del monastero e della nostra comunità. La Chiesa Sacra alle ore 3 della Domenica Santa della Pentecoste, nel giorno 16 del mese di Bashans, mese di giugno del calendario gregoriano, anno 605 del calendario copto dei martiri. Chiedo ai miei monaci che si ricordino del suo spirito affinché Dio Gesù Cristo riposi il suo spirito dopo aver perdonato tutti i suoi peccati, noti e sconosciuti.
che Dio lo renda meritevole della grande fiducia nel giorno del giudizio universale e tutti noi con Lui. Amen. Che Dio ci renda meritevoli della sua voce piena di gioia. Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Amen. Matteo, capitolo 25, versetto 34.